Alessandro Ietri, voglio andare ai tuoi compagni di squadra, cantargli la canzoncina e dirgli: vi piace vincere facile? Ietri e vinci. No, boh, dai. Oggi sinceramente ho visto una bella Lazio, anche in tutti i modi, perché ci hanno detto di stare tranquilli e giocare a bisoccer, perché evidentemente abbiamo esagerato nelle prima tappa e nelle prime due partite di questa. Vabbè, un po' d'agonismo ci poteva stare, dai. Sì, però è vero quello che ci hanno detto gli organizzatori e la società, di stare più tranquilli e fare più bisoccer, che e infatti il risultato oggi si è visto, siamo stati zitti, abbiamo giocato bisoccer e il risultato è arrivato. Senti, io un po' che ti seguo, insomma, ti ho visto giocare anche nelle stagioni precedenti. Giocatore, tu sei un giocatore dai mezzi tecnici formidabili. Ora però ti vedo più continuo e più presente in partita con i tuoi compagni, vai a difendere, è una cosa che si allarga anche un po' ai tuoi compagni, ma tu in particolare sei un po' cambiato, è stata la fascia di capitano? No, boh, la fascia me l'hanno data, non so per quale motivo, forse perché lavoro molto per il gruppo, per i ragazzi che vengono da fuori e mi piace farlo, ma ho la fortuna di giocare con gente brava con cui ti insegna a giocare a bisoccer, a difendere, ad attaccare e dare una mano. La volontà mia è sempre di vincere, di migliorare, per questo cerco di migliorarmi ogni giorno. Sei capocannoniere, lo sai, con Strocchi. Speriamo che i miei gol servano a portare un buon risultato a casa, anche se sarà dura. Lanciamo la sfida a Strocchi, dai, Strocchi, t'acchiappo, guarda lì nella telecamera e fagli, lancia la sfida. Strocchi, sei avvisato. Dietro sta arrivando. Ciao, ciao.